L'avvicinarsi delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti spingerà i colossi internet come Facebook, Alphabet, Amazon o Twitter ad incrementare gli investimenti nella protezione delle proprie piattaforme dalle incursioni del crimine e della pirateria informatica. Anche per effetto dello scandalo Cambridge Analytica, queste infrastrutture sono diventate terreno di scontro politico con accuse reciproche, denunce e clamore mediatico, un polverone che ha tirato in mezzo anche le società proprietarie. Giusto la settimana scorsa Donald Trump ha denunciato l'interferenza cinese nelle prossime elezioni di novembre. In un mondo sempre più a rete, con maglie sempre più sottili, la difesa del network ha smesso di essere un tema solo per i grandi nomi di internet o per le compagnie telefoniche o per tutte le aziende si devono proteggere. Oggi i dati che transitano sul web e sulle piattaforme private sono attività di altissimo valore, sono l'equivalente delle banconote, ma al contrario di queste non sono oggetti fisici, sono entità quasi virtuali. La risposta a questa domanda, sempre più crescente perché in rete non ci sono soltanto le persone ma anche le cose, viene fornita dai produttori di sistemi per la protezione informatica, la versione immateriale delle barriere di filo spinato, delle ronde armate, degli antifurti elettrici e dei muri in cemento armato. La dimensione della guerra ai cybercriminali sono impressionanti. In un'intervista al Sole 24 Ore di questa settimana, l'amministratore delegato di Leonardo, azienda che garantisce la sicurezza informatica di quasi tutta l'amministrazione pubblica italiana, fornisce alcuni dati. Nel 2017 la cybersicurezza è costata a imprese e privati 500 miliardi di dollari, 5 volte quel che avevano speso nel 2011. Le società che operano nel settore della cyber security prosperano, crescono i ricavi e l'utile, il loro valore in borsa continua a salire. Il risparmiatore interessato a questo tema ha a disposizione il Tracker Certificate on Cyber Security emesso da Fontobel. L'indice sottostante, il Solactive Cyber Security Performance Index, è costituito da 15 aziende che presentano un'attività significativa nei segmenti della sicurezza informatica. Gemalto, Fortinet, Qualysys, Proofpoint, Palo Alto sono tutte società o quasi tutte società che negli ultimi 2-3 anni si sono triplicate o quadruplicate di prezzo. Il codice ISIN è DE30BN9C386. Lo strumento è stato emesso il 16 marzo 2017 a 100 euro. La scadenza è 16 marzo del 2023. Oggi il prezzo di acquisto è 121 euro circa.